Buonasera, conferenza stampa, mister Colavito, la vigilia di Gubbio Ancona. Buonasera mister. Buonasera. Buonasera Ferdinando Vicini, Corriere Adriatico, Corriere dello Sport. Prego. Buonasera a tutti. Ciao Pepe Carlo. Buonasera. Allora, due trasferte consecutive, la prima è questa di Gubbio, contro una squadra che viene da tre vittorie consecutive. E quindi lanciare, qual è il significato per l'Ancona di questa trasferta, visto insomma che gli ultimi risultati non sono stati brillanti? Come ho detto sempre, come dirò sempre, cioè, nel senso che comunque incontriamo una squadra che è in fiducia, fuori di dubbio, una squadra importante che ha giocatori importanti in rosa. Noi ci arriviamo con, avendo analizzato bene che cosa è successo contro l'Entella e pensiamo di esserci, diciamo così, allenati bene in settimana. Quindi arriviamo con le motivazioni giuste. Io mi auguro che i ragazzi comunque fanno tesoro di ciò che si è detto e di cosa mettere in campo, perché poi alla fine anche con l'Entella comunque la squadra è stata in campo, quindi abbiamo subito in maniera pesante uno dei pochi errori commessi in partita, quindi l'hai pagato a caro prezzo, come si dice, no? Mi auguro che domani si commettono pochi errori e comunque ci mettiamo per qualcosa in più a livello ecco, di attenzione. Hai detto bene, il Gubbio ha uomini importanti in organico e si è anche rinforzato, perché ha preso Brambilla, che a mio avviso è un giocatore che sarebbe servito a noi, come Crisetti per esempio è un altro che sarebbe servito a noi, ma a me non mi sembra che noi ci siamo rinforzati fino adesso. Tu che pensi del mercato condotto fino adesso dell'Ancona e cosa pensi che serva? No, guarda, io già l'ho detto quello che dovevo dire, ok? Quindi non penso di ritornarci sopra. Io sono contento dei ragazzi che sono arrivati. Quindi mi fa piacere in un certo qual modo di aver ripristinato una certa serenità di gruppo. Ora mi auguro che dalle chiacchiere si facciano i fatti, che domani servono i fatti e, come ho detto sempre, servono i punti. Quindi io nel mio percorso, ma io penso che ogni allenatore comunque in ogni situazione durante l'annata, cioè le annate non sono semplici, sono complesse, complicate e bisogna essere bravi anche ogni tanto a nascondere quel poco di polvere sotto il tappetino e a fine anno togliere quella polvere, perché non esiste un'annata dove non ci sono i problemi, dove non ci sono situazioni da dover mettere mano e quindi è così. Io mi auguro che questo poco di polvere che sta dentro sotto il tappetino non venga fuori e che nello stesso tempo si riesca a capire un attimo il momento che stiamo passando. Quindi bisogna andare in campo, come ho detto anche in precedenza, onorando questi colori e cercando in tutti i modi di rimanere uniti un po' tutti, perché è un'annata particolare questa, non è un'annata
semplice, lo stiamo vedendo. Giuseppe Poli, resta del giardino. Ciao mister, hai avuto occasione e opportunità di vedere all'opera in settimana il Gubbio con l'area canatese, allora ti chiedo che partita e che avversario hai visto? Io comunque il Gubbio lo conosco, lo conosciamo, non è che diciamo che con l'area canatese comunque alcuni episodi di campo sono andati a favore del Gubbio, quindi la partita si è messa in un determinato modo. Quindi ecco quegli episodi che comunque a noi stanno anche mancando, perché parlo del mio vissuto di queste partite, comunque in campo comunque nessuno ti sta regalando nulla, anzi qualcosina ti stanno togliendo, perché anche con Lentella, senza voler andare a cercare situazioni, arbitri e cose, però magari l'episodio su cui tu non puoi incidere, perché è una questione che fa parte dell'errore arbitrale, quindi anche quell'episodio ti dà il rigore, magari la butti dentro e si può aprire un'altra partita. Cioè io non ho il report di tutte le situazioni che sono successe domenica dopo domenica, però diciamo che stiamo in credito su questa roba qui, al netto del fatto che il minimo errore lo paghi e lì devi incidere di più, quindi devi fare mea culpa e cercare in tutti i modi di sbagliare il meno possibile. Perché anche contro Lentella, comunque una difesa schierata bene, subisci quel gol, poi non è sempre semplice pareggiare, ribaltare le partite, perché poi gli avversari si chiudono bene, si sanno difendere, quindi trovare gli spazi, trovare l'imbucata, la giocata, non è semplice. Quindi questa è la situazione. In settimana ho visto che hai provato diversi moduli, allora ti chiedo se hai intenzione di cambiare o se sono soluzioni che magari puoi utilizzare a partite in corso. No, ma io ogni settimana comunque la squadra, cioè negli allenamenti settimanali comunque si fa lavoro di crescita collettiva, lavoro in funzione di, quindi tutto per far conoscere più situazioni ai ragazzi. Però ti ripeto, no, al di là del modulo, domani ci deve essere l'atteggiamento giusto, cioè io voglio vedere dalla squadra quell'atteggiamento di chi sta capendo il momento, che non è un momento facile, semplice, però nello stesso tempo senza quell'assillo di dover per forza fare qualcosa, cioè entrare in campo con la giusta convinzione, con la convinzione nei propri mezzi, col fatto che comunque si sta lavorando in un determinato modo e che anche è arrivato il momento che anche i ragazzi gioiscono negli spogliatoi come fanno gli altri a fine partita. Matteucci per il Real. Buongiorno mister. Di nuovo acquisti, diciamo l'unico che non conosceva era Giampaolo, che ha potuto conoscere in queste settimane in allenamento come l'ha visto e se può partire dall'inizio, perché gli altri sono già partiti titolari nella scorsa partita. Sì, comunque si è messo subito a disposizione il ragazzo, che sta bene. Secondo me è un ragazzo che ha qualità all'avanti. Sicuramente ci ritornerà utile. Non so se parte dall'inizio, penso di no, però comunque ci sta un altro allenamento, come vediamo. Parlando sempre di attacco, avevo visto Soffi lavorare a parte di settimana, non sarà disponibile oppure lo apri comunque? Cioffi non lo so, Cioffi ho
oggi sarà il primo allenamento con la squadra, quindi non so come reagisce all'allenamento. Sicuramente sta meglio e se i medici mi danno l'ok, comunque lo porterò in panchina. Giampaoli, Gazzetta dello Sport. Ciao, mister, buonasera. Senti, mi hai dato della tua carriera. Sì. Ti era già successo di vivere queste situazioni così? E se sì, come ti sei uscito e qual è la ricetta giusta anche in questo caso? No, la ricetta giusta è lavorare, entrare nella testa dei ragazzi, cercare di ricreare gruppo. Perché comunque, al di là di tutto, comunque uso un'altra metà, comunque un po' di sabbia nell'ingranaggio ci sta, ok? Quindi non è che, quindi questo è il lavoro che si deve fare, né più e né meno. Certamente comunque mi sono trovato già in situazioni del genere, in categorie diverse, okay? Quindi in interregionale a Madelica comunque abbiamo fatto un exploit che poi ci ha portato nei professionisti, con altre salvezze importanti come ad Avezzano, però fanno parte del passato. Certamente ogni anno non è mai uguale a quello precedente, quindi sono situazioni particolari e io ho chiamato a raccolta un po' tutti, la stampa, la società mi ha appoggiato, ora serve comunque il fattore campo, perché poi, come al solito, al di là delle chiacchiere servono i punti, e quindi che poi si vive di sta roba qui. Come ho sempre detto, i tre punti, il risultato, la domenica è fondamentale, però il risultato è figlio di tante cose, quindi grazie a te. È mia convinzione, magari solo mia, che la squadra non abbia capito a quale campionato è iscritta, non abbia capito che è iscritta al campionato della salvezza. Almeno le prestazioni ultime che abbiamo visto, secondo me, dimostrano questo. Credi che da domani invece la squadra si comporti in campo come una squadra che ha l'obiettivo di salvarsi, cioè che quindi sputi sangue e lotti con le unghie e con i denti per portare a casa i famosi 40 punti che servono? No, io guarda, io ti dico che l'ultima partita con l'Entella la squadra ha mostrato attaccamento, quindi non è che è incidere su quegli episodi dove in pratica ci devi mettere quel qualcosa in più che va al di là dell'aspetto tecnico, tattico, conoscenza degli avversari, conoscenza dei propri mezzi. Quindi è quello che ho chiesto ai ragazzi, cioè di lavorare un po' più dentro di loro e capire che comunque nessuno ti regala nulla. Poi si va nei piccoli dettagli di vincere situazioni in campo individuali per far capire all'altro che ci sei, quindi qualcosina in più che poi dopo alla fine fa la differenza, al di là dell'aspetto di come ti metti in campo e dei numeri. Firmeresti per un pareggio a Gubbio? Tu fai sempre questa domanda. Sì, perché secondo me. No, mi sembra che non fai scaramanzia. No, secondo me siamo a questo punto. Cioè a Lucca, sì. Se pareggi la Lucchese c'ha due punti in meno e sì, noi abbiamo. Io ti dico, ma io ti dico, non è solo. Non è. Allora, sul campo io penso che il risultato giusto contro l'Entella fosse il pareggio sul campo. Io penso che a Vercelli il risultato giusto, per come sono andate le cose, sarebbe stato il pareggio, per quello che hai fatto tu il primo tempo. Te ne sei andato a casa con zero punti. Anzi, ti dirò di più, la partita di Vercelli, quando hai avuto la super occasione con Chris, sarebbe stata una delle vittorie più belle. Cioè, che voglio dire? Tu stai sul 2-2, fai gol al 90esimo, invece lo subisci, fai gol al 90esimo,
facevi il 3-2, il 3-2, e poi avevi da bastonare i ragazzi perché avevi subito due gol il secondo tempo, quindi, però nello stesso tempo ci stavano tre punti in più in classifica. Quindi il pareggio a volte muove la classifica e fa comodo. Quindi in queste due o tre partite avevi tre punti in più, stai normale. Però come faccio io? Io domani vorrei vincere. Prima della partita, poi dopo viene il pareggio, è pareggiato a Gubbio. Benvenga, che ti devo dire? Dipende come arriva. Come? No, no. Dipende come arriva. No, non è più così. Non è che dipende da come arriva, deve arrivare. Dopodiché arriva male, arriva bene. Serve un punto in classifica. Secondo me no, si muove la classifica, fa sempre comodo, però tu sei stato quello che dopo il pareggio contro il Pescara avevi detto meritavamo di perdere, invece ho detto, quella è l'opinione tua, io ho detto non sono d'accordo, però nello stesso tempo ci prendiamo il pareggio e andiamo avanti. Infatti è stato buono secondo me. Certo, alla fine sì, vabbè, al di là di tutto. Domani si va in campo per fare la partita importante, perché affrontiamo con grande rispetto una squadra importante allenata dall'allenatore che ha scritto pagine, poi ha vinto i campionati in Lega Pro, una persona, un allenatore importante, quindi per noi è una partitaccia, una partita molto ma molto difficile, quindi questo lo so io, lo sanno i ragazzi e mi auguro che in campo questo si trasformi in voglia di muovere la classifica. Poi viene il pareggio, se viene la vittoria siamo ancora più contenti. Magari una vittoria a culo, che sarebbe pure ora, e da quando alleno a culo purtroppo, se non ci mettiamo in campo, veramente buttiamo il sangue, diventa difficile vincere a culo, però può darsi che pure quella sia una qualità. L'anno scorso abbiamo vinto. In quale partita? A culo? Io dico magari magari venisse una partita vinta diciamo così con una percentuale di fortuna, però anche la fortuna la devi andare a cercare, non è che io penso invece che la sfortuna nel calcio non esiste, quello penso, perché comunque se gli altri fanno un qualcosa e tu di negativo e tu non ne approfitti, vuol dire che, e poi ti ripeto, ci sono situazioni veramente che non mi sono piaciute per quanto riguarda le decisioni delle terne arbitrali, però su questo io non posso incidere. Ultima domanda per me. Avresti preferito Alessio Di Massimo averlo in squadra piuttosto che contro? No, ma io ho detto prima, io ho sempre tirato il massimo dei ragazzi che la società mi ha messo a disposizione, li ho sempre ringraziati. Io ringrazio anche Di Massimo per quello che mi ha dato e gli auguro le più grosse fortune a Gubbio. Di far bene però da dopodomani. Va bene? Sì. Grazie.